non bastano passione ed entusiasmo, la vera chiave è la costanza, la continuità. Continuità è sinonimo di motivazione, stabilità, perseveranza. Solo con la continuità si possono raggiungere gli obiettivi e, perché no, superare anche i limiti. Perché, come diceva Michael Jeffrey Jordan, i limiti, come le paure, sono spesso solo delle illusioni. Buon pomeriggio da Palla Maserda, Alberto Bazzerla e Davide Zandonà. Si gioca oggi Sporting Altamarca Orange Futsal, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie 2, Girone A. Ecco il fischio d'inizio, parte quel pallone per gli arancioni di Asti. Da Silva se ne va, accerantola da Silva, la gioca dietro per Mendes, la palla dentro e il Cerantola lascia lì il pallone, viene anticipato, allora la recupera Cerantola che calcia e con i pugni Tropiano la manda in calcio d'angolo, vista le braccia di Miraglia che rilancia per Del Mestre da solo, Del Mestre di sinistra al volo e quindi Alemão per Udac, calcia, deviazione e Hamza Udac porta in vantaggio lo Sporting Altamarca 1-0 al Palla Maserda, gol di Hamza Udac. Il Mestre Alemão, bucata per Udac che lascia correre, calcio Del Mestre! Bellissimo questo schema che... La recupera con le mani, qui Cerante la prova ad andarsene, calcio di sinistro e Tropiano. Non si capiscono, Rivella e Da Silva, meglio per lo Sporting con Del Mestre, subito a recuperare. Ma il tavolo per Del Mestre 2 per 2 contro Tropiano! Sì. Carlos Del Mestre! E questo è un gran gol, una grande azione dell'Altamarca. 2-0 di Carlos Del Mestre! Con le mani che non sta sbagliando un lancio quest'oggi. Grande parata qui di Tropiano sul calcio al volo di Del Mestre, la palla rimane lì, fortunatamente Da Silva è rapidissimo, se ne va a due Da Silva però e Cerantola rinviene, riparte, adesso ci sono delle folate di rapidità. La sirena non funziona, fischia il cronometrista, finisce 2-0 il primo tempo al Palla Maserda. Eccolo qui la palla di Maltauro Rosso, imbucata per Del Mestre, subito la prima giocata con lo schema. Sì, la palla dentro per Curallo, ottimo, e Gabriel Miraglia. Alemão per Maltauro con Alemão per Udac, traversa di Udac. Azione clamorosa qui dello Sporting, Rosso, traversa di Rosso. Di Ramone da Silva, qui la salta benissimo Hamza Udac, palo di Udac. Che si è infranto sul palo, qui ottima la palla di Cerata per Rosso, arriva il gol dell'Altamarca Alvise Rosso, gran gol di Alvise, ma ancora una volta molto bene tutta l'Altamarca. Ancora Scavino che perde il pallone, attenzione Del Mestre, la porta è vuota, ancora Cerantola, chiude Scavino, Cerantola dietro per Del Mestre e parata di Rivella. Ancora Miraglia, finta di Miraglia, la imbuca per Udac dentro per Maltauro a spazio, Maltauro calcia! E arriva la quarta marcatura dell'Altamarca, il risultato giustissimo per quanto visto oggi, gran gol di Maltauro. Grande partita anche la sua, un'abilità nel difendere palla Del Mestre! Questo ragazzo vede la porta davvero in un modo impressionante. Ma sottolineo ancora una volta il gran lavoro di Maltauro. 5-0 adesso il cronometro si spegne, quindi 5-0 è il risultato finale di oggi per lo Sporting Altamarca, che guadagna 3 punti importantissimi, li guadagna in maniera esemplare, in maniera imperativa. 5-0.